Io abbiamo pensato questa cosa, abbiamo chiesto aiuto. La posizione nostra è molto chiara, noi continuiamo a ritenere necessario che l'azienda ritiri i licenziamenti e si applichi quello che è l'accordo del 29 di giugno, che prevede la possibilità di ripartire con l'attività e poi di discutere quello che può essere anche una riorganizzazione. Ma no. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie. Questi temi e una legge che sia in grado di dare il tempo per poter fare queste discussioni, e allo stesso tempo penso che questo decreto deve essere accompagnato anche a scelte di politica industriale, perché se ragioniamo sul settore di cui stiamo parlando, e cioè quello della mobilità e dell'automotive, è chiaro che noi abbiamo il problema di quali investimenti si fanno nel nostro paese, quali scelte si fanno, e da un certo punto di vista noi non solo dobbiamo vedere come si evita che vengano portate via produzioni, ma noi abbiamo una discussione che dovremmo aprire di come si riportano in Italia, nel nostro paese, le produzioni che sono state delocalizzate. Quindi sull'insieme di queste questioni noi chiediamo di poter discutere e di poter affrontare meglio questo tema. Tirata quella procedura di licenziamenti e che vengano rispettati gli... Tra l'altro abbiamo insieme a CISL e UIL nazionali inviato proprio ieri sera una richiesta di incontro col Presidente del Consiglio, dentro cui, oltre a tutte le cose che vogliamo discutere relativamente agli investimenti, alla riforma delle pensioni, del fisco, alle questioni della salute, della sicurezza, eccetera, abbiamo anche chiesto una verifica appunto di quell'accordo e di fare in modo che venga in tutte le sue parti applicato. E in più, nei prossimi giorni, come è noto, la FIOM di Firenze ha agito depositando un articolo 28, e quindi è chiaro che per quello che ci riguarda questa è la linea. Abbiamo detto naturalmente alle lavoratrici e ai lavoratori che CGIL e la FIOM intendono naturalmente proseguire in questa direzione. Contemporaneamente col governo noi vogliamo poter discutere anche del famoso decreto, provvedimento che affronta la questione delle delocalizzazioni, anche se naturalmente quello è un provvedimento più generale che riguarda non solo la GKN, ma che riguarda il fatto che anche il nostro paese si doti di una legislazione in grado di affrontare meglio questi problemi.